I nostri avversari nel mondo di oggi non possiedono. Questo deve essere chiaro a coloro che praticano il terrorismo e che minacciano i propri vicini. Degli analisti dell'intelligence ritengono che l'America sia già in guerra con l'Unione Sovietica. Le spie sovietiche vivono tra noi? 52 cittadini americani sono stati presi in ostaggio all'ambasciata americana di Teheran. Una fonte anonima alla Casa Bianca sostiene che un'escalation della guerra fredda sia imminente. Signor Presidente, abbiamo due nomi collegati alla crisi degli ostaggi. Arash Kadivar e Kasim Javadi. Basta un suo ordine. È ora di mandare un messaggio. Non ci saranno altri ostaggi. Adler, sicuro che possiamo fidarci della polizia? Quello ha fatto di peggio per molto meno. Chiuderà un occhio. Adler. Felice tu sia con noi, Hans. Conosci Mason? Possiamo procedere con il bersaglio. Kasim è dentro il suo appartamento ed è ben protetto. Terrò i miei lontani dall'area per 15 minuti. Avete un esercito? Quello che serve. È sempre bello fare affari con te. Dai, Woods ha le mani che gli bruciano. Non deludiamo. Non c'è tempo, Woods. Non facciamo aspettare più. Ehi, Mason. I giocattoli sono dietro. Quello stronzo si crede al sicuro. Si possono dire molte cose di lui, ma non che sia al sicuro. Dobbiamo prenderlo vivo, quel figlio di puttana. Kasim ha ciò che ci serve. Tutti gli altri sono irrilevanti. Siamo quasi all'appartamento. Abbiamo solo 15 minuti. Dobbiamo essere precisi e veloci. Andiamo. Aiutiamoli a festeggiare l'anno nuovo. Dacci dentro, Mason. Via, via, via! Ecco Kasim! Kasim sta salendo le scale! Trovatelo!
Veloci, Kasim non deve sfuggirci. Muoversi! Kasim non deve sfuggirci. Muoversi, muoversi. Escono allo scoperto. Giusto. Ecco Kasim. Veloci, Kasim non deve sfuggire. Veloci, Kasim non deve sfuggirci. Muoversi, muoversi. Kasim non deve sfuggire. Via! Metto il riparo. Kasim non deve sfuggirci. Via, via. Ciao, ciao. Presto. Forse possiamo... Tocca a te, Mason. Ehi, 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 ehi! Ah! Ah! No, no, no! Io gestisco solo i soldi. Non so dirvi dove sia Rush. Non credo tu abbia ben chiara la situazione. Voi americani avete delle regole. Delle regole! Hai degli ostacoli. Le regole sono cambiate. Aspetta, aspetta. È in Turchia. Deve incontrare qualcuno all'aeroporto di Trebisonda. Domani sera. Vi giuro che non lo so. Comunicano soltanto con messaggi in codice. Non è... Su, portiamolo via. Ritroverà la voce presto. Dimmi se gli serve una mano per cercarla. Hudson, abbiamo un regalo per te. È a Trebisonda, Turchia. Kasim è fuori dai giochi. Ho
Quanto ci manca per prendere Arash? Il team è arrivato in Turchia qualche ora fa. Tra poco saranno in posizione. Siamo quasi all'aeroporto. Ora becchiamo quello stronzo. Dobbiamo identificare Arash prima di poterci muovere. Mason, controllo. In arrivo, da sinistra. Dagli un'occhiata. Forse Arash sul mezzo. Non riesco a vedere la faccia. Non voglio controversia. Ma cosa cazzo? Ha freddato tutti quelli sul mezzo. Deve essere Arash. Fermi, serve conferma di sì. Sì. Procedete da qualche parte in continente. Non mi interessa. L'importante è che nessuno li... Merda! L'abbiamo perso! Non possiamo farcelo sfuggire! Dobbiamo fermare quell'aereo. Presto, prima che l'aereo decolli! Ah!
liberare gli ostaggi finché ne abbiamo l'occasione. Ostaggi! Gli ostaggi non c'entrano niente! Il suo piano è già in atto. Stavolta non riuscirete a fermarlo. Fermare chi? Perseus. Cazzate. Perseus è morto. Morto? Tutto questo tempo e non ne sapevate nulla? Perseus guarderà l'Occidente bruciare. Dobbiamo informare Azza. Cerchiamo i superstiti, poi andiamo a tempo. Chi cazzo è Perseus? ...1943. Informazioni dettagliate dal progetto Manhattan vengono rubate a Los Alamos dalla spia russa nota come Perseus. 1968, guerra del Vietnam. Soldati Vietcong coordinati da Perseus tentano di rubare una bomba nucleare americana da una delle nostre basi. 5 giorni fa, durante una missione, abbiamo scoperto che Perseus si è riattivato così da attaccare l'Occidente. Perseus, secondo gli analisti della CIA, è il pericolo più grave per tutti noi. Signor Hudson, sappiamo tutti di Perseus. E sappiamo anche che è più una leggenda che un fatto. Personalmente mi sembra più che altro uno spauracchio russo. Generale, lascerò la risposta all'uomo più adatto. Ovvero l'agente speciale della CIA, Russell Adler. È uno dei pochi ad aver quasi catturato Perseus. Signor Adler, perché dovremmo prendere sul serio questo Perseus? Non dovete farlo. Già, ma costerà la vita a molti innocenti. Per quale motivo? Signore, ogni volta che Perseus si muove, sposta gli equilibri della guerra fredda. Se è di nuovo attivo dopo 13 anni, succederà qualcosa di grosso. E avrà ripercussioni sul mondo. Signor Presidente, questi sono Jason Hudson e Russell Adler. So chi sono. Ho approvato io la loro ultima missione. La minaccia è reale. Ne siamo convinti, signore. Potete fermare Perseus. Affermativo. Ho già fatto richiesta di convocare il mio team. Signore, le loro richieste sono irregolari o perfino illegali, se la stampa dovesse... Di cosa sta parlando? Sa chi siamo? Tutte le nostre missioni sono illegali. Sergente Woods, noi dobbiamo avere la garanzia di potercene lavare le mani. Al, parliamo di prevenire un attacco contro uomini e donne liberi del mondo. Date ad Adler tutto quello che vuole. Signori, avete un compito importante. Proteggere il nostro stile di vita da una grande minaccia. Non esiste incarico più nobile, né onore più grande. Anche se pochi sapranno cosa avete fatto, vi assicuro che ne trarrà beneficio tutto il mondo. Io so che non ci deluderete. Qui Hudson. Tra quanto avremo una pista su Perseus? Stanno per iniziare. Adler è a Berlino Ovest. Molto presto sarà al rifugio. Ti fidi di lui? Questo non dovresti chiederlo a me, Black. E la sua squadra? È un bel gruppo. Ha reclutato Sims, Asley e... ha perfino fatto pressioni per avere Alan Park dall'MI6. Presto gli faremo avere Mason e Woods. Park non mi convince molto. In passato ha lavorato con Adler. Ovvio che lui l'abbia voluta in squadra. E la nuova recluta? Bella? Ce ne sarebbe da dire. Dobbiamo tenere gli occhi bene aperti.
Bello. Eccoci a Berlino Ovest. C'è un lavoro da fare. Park? Adler? Bell? Diamoci da fare. Le comunicazioni russe sono aumentate nelle ultime 48 ore. CIA e Dipartimento della Difesa cercano di cavare qualcosa dalle loro fonti. Ma ancora nessuna pista su Perseus. Anche l'MI6 non sa dove sbattere la testa. Dovremo pure iniziare. Perciò ripartiamo da qui. Vietnam, nel 68. L'incontro più ravvicinato con Perseus. Merda. In fondo lo sapevo che quella missione non era finita. Raccogli il materiale sull'attacco a Da Nang e sottoponilo a Park. Lo incrocerà con l'MI6. Cerchiamo nomi in codice, attività russa con l'NVA. L'importante è trovare qualche indizio. Affermativo. Bell, qui entri in gioco tu. Voglio solo i migliori della CIA nel SOG. È per questo che ho chiesto di averti. La bacheca degli indizi. Ripercorreremo i passi a Da Nang. Vediamo se ci conduce a Perseus. È tutto. Sims si occuperà del resto. Grazie, agente Asley. Bene, Bell. Si torna in Vietnam, ai tempi della prima comparsa di Perseus. È stato alla fine di gennaio del 68. Eravamo una task force congiunta CIA-SOG nel 3° Reggimento Marine vicino a Da Nang. Il SOG teneva d'occhio i sovietici. Pare che nell'area fossero attivi degli agenti russi. Perseus non era mai stato segnalato in Vietnam. La cosa è cambiata a Da Nang. Perseus sapeva dell'operazione Fracture Joe. Fracture Joe? Quello è stato un vero casino. Abbiamo decollato da Camp Lespis. Non scorderò mai quella fuga. Bene, ci servono quei ricordi. Qualsiasi dettaglio può servire. Un volto, un nome. Qualunque cosa possa condurci fino a Perseus. È come cercare un ago in un pagliaio. In un campo di pagliai. Forse, ma dobbiamo trovarlo. Ricorda, c'era un lavoro da fare. Fracture Joe, quello è stato un vero casino. Bell, su, in piedi. Abbiamo da fare. Sei, Bell. Ed ecco un'altra bella giornata nella vita di Camp Askins, la nostra piccola oasi in questa fogna sperduta. Qui sei al sicuro. Pace! Il braccio? Fa un male boia, ma almeno adesso posso muoverlo.
Sims, sai che leggendo quella robaccia diventerai cieco? Sì, per questo la voglio tutta qui dentro. Bell, stai con Sims. Lavorate sempre al meglio insieme. C'è un nuovo incarico. L'avamposto 4 Ripcord ha una risorsa vitale che Charlie vuole a ogni costo. Di che tipo di risorsa si tratta? Il tipo di cui non chiedere. Ripcord sta subendo gravi danni. Il nostro compito è prelevare la risorsa e toglierci di mezzo. Tranquilli, per questa missione possiamo contare sul supporto aereo. Sarà una passeggiata. Cuffie accese. Badger rapporto appena pronti. Badger 9-1, siamo pronti. Badger 9-2, operativi. Badger 9-3, rotori al massimo. A tutti i mezzi, via libera. Decollate e partite. Tutti i mezzi sono in volo. Siete tutti comodi? Cazzo, Adler! Perché ho la sensazione che stai per darci brutte notizie? Perché sei uno sveglio, Sims. Ma non è una brutta notizia, anzi potrebbe essere molto buona. La risorsa Ripcord dovrà aspettare ancora un po'. Ci sganceremo dalla squadriglia, faremo una deviazione. Ed è una buona notizia? Sappiamo che potrebbe esserci un pezzo grosso in città. Un agente russo noto come Perseus. Oh, merda. Apprezzo l'entusiasmo, Sims. Se fosse vero, ci troveremmo davanti a una miniera di informazioni. Ai tempi della prima comparsa di Perseus. Ci avviciniamo al villaggio. Ricevuto. Individuo una zona d'atterraggio. RPG! Chat 2, fuoco! Laggiù, nel campanile! Oh!
seguite! Vi state avvicinando! Tocca a te, Bell. Apri la porta. Froccio! Adler, confermo. I russi sono qui. Sei sicuro? Ho qui davanti due corpi che mi sembrano tutt'altro che vietnamiti. Bell, prendi il registro. Vediamo con chi cazzo hanno parlato. Missione compiuta. Abbiamo finito. Andiamo. Ben fatto, proteggete le informazioni. Stiamo venendo a prendervi. Bene, riuniamoci alla squadriglia e preleviamo la risorsa. Al trasferimento. Ricevuto 9-1. Proteggeremo la risorsa più che possiamo. Ripcord, chiudo. Major 9-1, in volo! I monti brulicano di Vietcong! Nessun civile! Tutti i bersagli sono validi! Alli seguito!
Roger 9-1, qui Ripcord. Dovete respingere i rinforzi dei Vietcong prima che ci distruggano. Attenzione, abbiamo diversi elicotteri in volo. Tutti sparate. Sono trincerati tutti intorno alla collina. Distruggiamo quelle posizioni o possiamo scordarci di atterrare laggiù. All'attacco! Roger 9-1, i nostri ricognitori segnalano un grosso contingente nemico nella zona sud. Deviate e intercettate. Ricevuto, Ripcord. Sock? Sì, vedete risbrigarvi, cazzo! Signor sì, grazie. Non ringraziare me. Ringrazia te. È stato lui a procurarci una valanga di informazioni riservate russe. Andiamo, ora! Buona fortuna, comandante. Una testata. Che cazzo è questa storia? È un piano di riserva, non posso dirti altro. Siamo già così disperati. Non ancora. Sapeva. Sims, Bell, state bene? Bell, datti da fare con quella torretta o ci ammazzeranno! Richiedilo! Prendi un'arma, tienili lontani da noi! Ancora!
Per te la missione è stata un successo, Sims. Almeno non è esploso niente. E soprattutto, abbiamo informazioni su Perseus. Dicevo che avevamo un lavoro da fare. Non è ancora finito. Neanche per idea. Sì. Com'è andata con i ricordi? Adler dice che la cosa sta funzionando. Bell ha ricordato il ritrovamento di quelle informazioni cifrate in Vietnam e le sta decodificando. C'è qualcosa di utile? Pare che ci siano alcuni nomi, qualche pista. Park sta mettendo tutto insieme. Non c'è molto tempo. La squadra sa già del nostro contrattempo a Berlino. No, ma se c'entra qualcosa con uno dei nomi ottenuti da Bell, lo scopriranno presto. Devi impedire che accada, Hudson. Limitati a dire lo stretto necessario. Per me non è mai stato un problema. Abbiamo finito di analizzare i nomi ottenuti da Bella a Danang. Ne emerge uno in particolare. Anton Volkov. È un trafficante d'armi russo attivo a Berlino Est. In realtà, il suo legame con Perseus è inaspettato. Dobbiamo uccidere o catturare Volkov. Se Perseus è fuori portata, punteremo ai suoi uomini. Gli taglieremo le risorse. Lo costringeremo a uscire. Mason e Woods sono ancora impegnati a Kiev. Perciò penseremo noi a Volkov. Preparatevi, ci muoveremo a breve. Tiene d'occhio Volkov. Io preferirei di gran lunga catturarlo piuttosto che ucciderlo. Credo che abbia risposto a moltissime domande. Ho preso nota. Fai compagnia? Sì. È stata dura parlare di quella missione? Dio, cosa dico? So che è stata dura. Hai affrontato anche tu quella merda. Ho provato a rintracciare quello stronzo anni fa. Era in Italia per un convegno di idioti. È furbo. Se lo vedi, digli che Lawrence Sims lo saluta. Sì. Sì, è qui. Doc, ti può interessare? Preziose le informazioni che hai trovato a Danang. Beh, dimmelo tu. Dopo il ritrovamento ci hai messo 2 ore a decifrare tutto. Per te il nome su cui concentrarsi era Volkov. Sì, almeno per un po'. Condividiamo un interesse. Onestamente non è la persona più gradevole con cui abbia lavorato. Ti senti bene, Bell? È una delle ragioni per cui ti volevamo nel team. Neppure i migliori crittografi della CIA hanno decifrato quel dossier. Sei speciale. Ma una dormita ti farebbe bene. Piacere mio.
Volkov comanda la mafia russa approdata a Berlino Est dopo la costruzione del muro nel 61. È in combutta con varie organizzazioni in Europa e nelle Americhe. Neutralizzandolo colpiremo sia Perseus sia l'intera organizzazione. È un pezzo grosso. Ed ecco quello più piccolo. Franz Kraus. L'MI6 lo identifica come uno dei corrieri di informazioni di Volkov. Ha una consegna con lui in programma per domani sera. Ci infiltreremo a Berlino Est con la U-Bahn. Una stazione fantasma dall'altro lato ha il punto di accesso che ci serve. Da lì osserveremo l'ingresso in città di Kraus. Quando Volkov si farà vivo, vedremo il da farsi. Lazar, la prossima stazione. Belle e io seguiamo Kraus. Bene. Il treno sta rallentando, andiamo. Ehi, ci siamo! Occhio, le guardie della Germania Est pattugliano queste stazioni. Una pattuglia. Usiamo il treno per superarla. Lavoro per le ferrovie. Vi posso mostrare i documenti. Non si può stare qui. A terra immediatamente. Fermi, fermi, fermi. State calmi. Sono sicuro che possiamo risolvere. Ora. Ma cosa? Bel lavoro. Ora ripuliamo. Kraus arriverà presto al posto di blocco. Saliamo sul tetto. Park, Lazar, quasi in posizione. Ricevuto. Vieni, di qua. Occhio al riflettore. Sanno come isolare un posto, glielo concedo.
Controlla il posto di blocco. Kraus si farà vivo a momento. Cerca di trovare Kraus. Merda, c'è più sorveglianza del solito. Se lo trattengono, Kraus mancherà l'incontro con Volkov. Al posto di blocco, quello con la valigetta. È lui. Bene, è il nostro uomo. È Kraus. Vieni. Park ha attraversato il muro. Fa rapporto. Io e Lazar vi stiamo aspettando al punto d'uscita. Ricevuto. Stando alle fonti, Kraus e Volkov si vedranno nel bar dopo la strada. Dentro c'è la referente di Hans. Avrà un ombrello blu. Io sorveglio la strada da qui. È un vero piacere vederti. Kraus è al tavolo oltre la mia spalla destra. Buonasera, cosa posso portarle? Una Berliner Weiss, per favore. L'audio è forte e chiaro. Ora aspettiamo Volkov. Hudson non ha detto granché. È Volkov che volete. Chi lo sa, quello è come uno spettro. Direi non più di un giorno. Kraus era nella stasi, ma non lasciarti ingannare dal suo aspetto. È un assassino. Sono riusciti a prendere un mio informatore in una retata, a due isolati da qui. La stasi capirà che ce ne sono altri in zona. Vorrei chiederti un favore. Non resisterà a lungo alla tortura. Dobbiamo salvarlo. Oppure zittirlo. È prigioniero qui. Dankeschön. Allerta, credo che Volkov stia entrando. Dov'è Volkov? Qualcuno ti ha seguito. Torna a casa e attendi la nostra chiamata. Cambieremo posto e ora. Lascia gli inseguitori a noi. Bell, qua in vista. Stanno entrando due della Stasi. Esci da lì, ora! Scheisse. Passa per il bagno. Io li trattengo. Squadra, piano B. Andiamo all'appartamento di Kraus. È la nostra via per Volkov. Hören Sie mich! Machen Sie die Tür auf! Schließen Sie auch wirklich diese Tür auf! Ich befehle Ihnen, sofort rauszukommen! Mi servirà più tempo.
usare Park senza di me. Mi faccio sentire quando posso. Sì. Ich bleibe nach bei meinem Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Die beiden. Schon gut, schon gut. Also Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Ich frage nicht noch einmal. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Incontriamoci nell'edificio che vedi davanti a te. Stare nell'occhio, abbiamo già abbastanza casini. Thank you.
Ich sehe mal nach. Lasciatemi andare. Vi prego. Ve l'ho detto. Non sono chi pensate. Vieni con me. Tu. Ho visto la tua foto. Ti cercano. Tenevo d'occhio una struttura del KGB in zona. Io... come hanno fatto a trovarmi? Sono stato attento. Grazie per avermi salvato la vita. Aspetto tue notizie. Così che tieni un basso profilo, Dio ci aiuti. Seguimi. Non fiatare, la gente del posto parla. Di elettronica di fronte alla casa di Kraus. Volevo portarla dei Knackwurst di Der Braunbar, ma ormai è chiuso. Ma che è più avanti. Eccoci. Poco fa un'auto ha accostato vicino alla casa di Kraus, ma... un attimo. Kraus telefona. Come contatto di procedura? Non ho sentito il treno da poco. Beh, l'individuo a Kraus. La varietà è al sicuro. Non l'ho mollata un attimo. Dove e quando? Conosco il posto. Farò attenzione. Che ne pensi, Lazar? Pare che Volkov voglia la valigetta di Kraus. Per arrivare a lui, dobbiamo piazzarci un tracciatore. Uno di noi si introdurrà a casa di Kraus. Evitare lui o la moglie sarà la parte difficile. Ci penserà bene.
Io controllerò all'esterno in cerca di ospiti indesiderati. Park, tu ci terrai d'occhio da qui. Ti darò il mio profilo migliore. Bene. La Stasi sta fermando tutti. Fai attenzione. Bell, ho visto Krauts scrivere su un registro. Cerca di recuperarlo. Bell, se Krauts o sua moglie ti scoprono, la missione fallisce. Puoi sedare la moglie se necessario, ma Krauts deve andare all'incontro. Sto per telefonare a casa di Krauts. Preparati a entrare. Qui non c'è nessuna Freya. Dormi rapido, dai una ripulita. Sai dov'è il mio ombrello? Devo uscire tra poco. Mamma, non trovo la mia coperta. Merda, c'è anche il figlio. Lavati i denti, arrivo subito. Non farti vedere da Krauts. Dovevo immaginarlo.
cacciatore e vattene via subito. Io non so come sia arrivato ai materiali, però te l'ho portato. Questo migliora leggermente la tua posizione. È nel mirino di Perseus da un po'. Ma dirai a Perseus che l'ho catturato. Abbiamo Greta Keller, per di più. Ce l'ha venduta il suo collega. Pezzo di merda senza palle. Io mi dispiace, Greta. Il KGB è più generoso. Ah, finalmente. Perseus ha messo una taglia su di te. A lei è andata bene. Non farmi tirare fuori i miei giocattoli. Te lo chiedo ancora. Tu, per chi lavori? Inter Jesna, e come mai vi interessate improvvisamente a me? Perseus mi paga bene per contrabbandare la sua merce fuori dall'Europa. E scommetto che mi pagherà ancora meglio quando saprà che ti ho ucciso. Forse potrei usarti. Ma ormai sei merce danneggiata. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Mia, cosa? Sparate! Penso alla valigetta. Prendi Volko. Escono allo scoperto!
nulla precluti! Ma più! Il nemico è in mo- Sta scappando! Non devi ucciderlo, Ben. Serve vivo. Hai fatto bene. Ora Perseus ha un uomo in meno. Dici? Io lo volevo vivo. L'MI6 ci avrebbe guadagnato molto di più. Beh, capita. E ora andiamocene da Berlino Est. Bene. Eccoci qui, tu e io. Forza, ammazzami. È la cosa che sai fare. Finalmente. Bell, a nome dell'MI6, grazie. Volkov è nostro. Meritava di peggio. Andiamocene da Berlino Est. Informazioni di Volkov confermano i nostri peggiori timori. Perseus ha rubato l'ordigno nucleare da Berlino Est. Non ne siamo ancora sicuri. L'ho fatto, ne sono certo. C'erano coordinate in codice tra i documenti nucleari di Volkov.
È una regione disabitata nella Repubblica Sovietica d'Ucraina. Un aereo spia ha rivelato questo. Voglio sapere quello che succede in questo edificio. Serviranno anche gli altri. Woods e Mason ci raggiungeranno da Kiev. Bell, tu farai squadra con Woods. Io e Mason aspetteremo l'estrazione. Park ha le comunicazioni. Non sappiamo quanto siano numerosi o preparati, quindi se dovete ingaggiare, fatelo con attenzione. È ora di sbirciare dietro la cortina di ferro. Tieni in attesa Mason e Adler. Andiamo. Beh, dobbiamo muoverci. La base è oltre il prossimo crinale. Entrate, scoprite il più possibile e uscite. Merda. Park, volevo restare un po'. Guarda il gulag. Prima dobbiamo scoprire cosa ha in mente Perseus. Guarda quel mostro. Chissà cosa ci tengono i russi. Scatta una foto. Al comando interesserà. Bene. È ora di sporcarci le mani. Guardi in alto. Guardi in basso. Scegli l'obiettivo. Spara quando vuoi. Altri due fuori dal furgone. Problema risolto. Vai avanti e scendi per il pendio. Io ti copro le spalle. Fotografa qualsiasi cosa ti sembri importante. Mappe, progetti, tutto quello che trovi. Verso di te.
Resta nell'ombra e continua a muoversi. Braccia! Ничего необычного. Эй, стреляют! Bella mossa. Merda. Una pattuglia sta venendo qui. Bella, trova il modo di entrare. Io ti raggiungo. Merda, una pattuglia sta venendo qui. Bella,
una qualche miglia! Замечен враг! Мне нужно подземелье! Бель, стой ту! У меликоптера все мирите версу ди ти! Ватене да либе! Qualcosa. Park, Bell ha trovato il modo di entrare, ma non abbiamo molto tempo. Allora muovetevi. Nessuna obiezione. Piano inferiore, attacco al tuo segnale. Ok, sono pronto. Via libera, avanzo. Una specie di grosso sistema di allarme, difesa missilistica. Preparati, potrebbe esserci un esercito di russi dall'altra parte. Coprimi. Neanche una parola, Bell. Che cazzo è questo posto? È un percorso della Spetsnaz, fatto come una tipica città americana. Scatta una foto, Bell. Merda, stanno iniziando! Cazzo, muoviamoci! Se vogliono un'esercitazione realistica, gliela daremo.
soppressione, presto! Mi serve fuoco di soppressione! Sei la Sorona, a voi! Già rinunciate? Granata partita! Mi serve copertura! Dov'è finito il resto di quei bastardi comunisti? Vai avanti, bello. Attenzione, contatto! Armi. Sui tetti! Hanno colpito... Cerchiano!
Vuoi scegliere carne oppure carne? In movimento! Dov'è finito il resto di quei bastardi comunisti? Andiamo! Contatto! Salve. Sui tetti! Dov'è finito il resto di quei bastardi comunisti?